Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio. Allora, come potete vedere lì in lontananza abbiamo il nostro caro capo orco che adesso tenteremo di uccidere. Tenteremo perché è fortino, lui è di livello 50 grado capo. Allora, io direi di attirarlo qua mentre ci potenziamo. Ok, e togliamo questi mantelli da qua così magari non stiamo attenti a non richiamare altri mostri, altrimenti siamo fritti. Ok. Forse la prima volta. No, la prima volta no. Però una delle poche volte che ho provato il capo, non l'avevo mai. Era sempre stato distrutto da un altro. Adesso abbiamo tirato. Porca vacca, quanto è forte quando attacca. Avete visto le palle? Eccolo che l'ha fatto di nuovo. Ha tolto metà vita. Dobbiamo stare attenti. Ok, la spada che se no ci distrugge. Ok, ha aumentato le velocità, fa un attacco potente, essere sinceri, quindi deve aver cambiato schema d'attacco da quando la cavacca ha perso parecchia vita, e anche i salvacci. Boom, quindi siamo fortunati, allontaniamoci un po'. Dobbiamo stare attenti a svolgere la tragedia, perché se no non ce la facciamo. Siamo ancora più scarsini in realtà per poter andare giù senza problemi. Quindi, ok. Stugniamolo. No, non siamo riusciti a noi. Dai, che non manca troppo. Stunnalo. La spada. Non ucciderci con l'attacco potente. Ok. Dai, lasciati ammazzare. Mi ha lasciato il forziere. Che delusione! Io volevo il forziere. Di solito dentro c'è la figa. Impassibile. Peccato. Comunque, come vedete, quella è la torre. Non quella dei demoni, ma quella dove c'è la città. Per arrivare alla torre dei demoni. Va bene, dai, siamo riusciti a ucciderlo, ma non ci abbiamo guadagnato praticamente nulla. In realtà abbiamo guadagnato un po' di soldi, ma ci servono a poco i soldi, a essere sinceri, in questo momento. Beh, direi che possiamo andare avanti e expare un altro pochino qua. Forse ho esagerato? No, ho esagerato. Non troppo. Ok. Direi che possiamo spostarci verso l'ingresso perché ce n'è uno solo. Anzi, vorrei distruggere questo. Ok, così saliamo ancora di livello. Mi è dispiaciuto un sacco averlo ucciso e non averci guadagnato niente a parte un po' di soldi. Peccato, che normalmente si dice che c'è la possibilità di recuperare uccidendolo. Ci sono delle cose interessanti, ecco, delle armi e armature interessanti. Fargli vedere il forziere, ma non ci sono riuscito. Così è la vita. Vabbè, caso guarderò con se lo trovo un'altra volta e lo distruggerò. Interessante.
Ops. Ho esagerato, esagerato, esagerato. Di chiamarli a fare un attacco e svegliarsela un po' in caso che ci siano troppi. Ok, 51. Ok, dovremmo essere abbastanza. Vediamo se ce n'era in altro in giro. No, siamo abbastanza buoni qua. Potremmo anche provare a entrare nella cittadina qua della torre. Perché sono troppo. Giro, giro. Ok, questo. Ottimo. Sarà buttato un attimo. Ok, la cam, così si vede un po' meglio il mostro, che se no è un peccato. Morti stecchiti. Allora adesso vado qui davanti e faccio un altro bel tornaluogo che può essere utile. Poi ne farò uno anche dentro. Qua torna al luogo, anzi ne facciamo due, va tanto per. No. Bene, 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 ci potenziamo di nuovo e di nuovo facciamo un bel gruppetto di mob. Strano che non ho trovato neanche una delle armature per due ore, che di solito sono. Peccato, tra l'altro. Mantellino, mantelliamo, sì. Non sono tanti in gergo. Ups. Che finiscono questi un meeting ancora di livello 45. Beh, potrei provare a prenderlo, ma adesso facciamo questo meeting. Degli mostri, occhio volante del deserto, che non abbiamo ancora visto. Poi andremo anche nella mappa del deserto più avanti, però. In realtà potremo andare anche adesso, ma non importa, non importa. Serpenti arcieri, questi sono nuovi. Vengono anche questi dalla mappa del deserto, dove il boss è una tartaruga gigante. Ma andremo a visitare questo posto poi. Potremmo anche andarci a questo livello, perché i nostri lì sono di livello 45. Come potete vedere, sono di 45, livello 5. Perfetto. Allontanarti e non ti metto di vita.
bandito del deserto. Questo nuovo boss non l'avevo ancora visto fino adesso. Ok, ho deciso di abbandonare questo Metin perché non riusciamo a farlo. Andiamo nel tempio Hawang. Eccoci qua, tempio Hawang, ovvero il tempio oscuro. È fatto a moduli in questa maniera qui e al centro c'è la torre dei demoni. Pietra d'acciaio, wow. Sì, questi sono molto più forti degli altri, però sono di grado 1, quindi dovremmo riuscire comunque a farcela. Vediamo, possiamo mettere punti abilità? Sì, li mettiamo qui. Proviamo a expare qui. Fiero guerriero, fiero fanatico oscuro. Allora, ci potenziamo. Come sempre, se no qua non si campa. Armatura da sola e... se riusciamo a expare un po' meglio. Sì, sono meno duri degli altri e si riesce a comprare meglio. Anche il tornado ha fatti un paio, così possiamo tornare qui molto più rapidamente. Comunque noi siamo e qua. Mamma mia, pozza, 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 mamma! Ouch! E adesso usare il livello, potete fare 3 secondi fa. Magari, così non muori. Uffa. Uffa. Ok, adesso esperienza, come dice lui. E via. Non ne ho richiamati ancora. Cavacca, ho sbagliato a premermi nuovo. Accidenti. Adesso distruggo solo questo gruppetto. Intanto non mi attaccano, se no io non li attacco perché sono mob passivi. Direi che potremmo portare le abilità a G1. Appena fatte queste 3, potremmo portarle a G1. Così diventano molto più forti. Sì. E poi le altre faremo in un altro momento. Non morirmi adesso. Dai! Bello che la spada è ancora potenziata. 3 secondi, 2, 1, 0. Ok, adesso posso tornare in vita. Uffa. Mi fate fare brutta figura. Guardate che no, in realtà sono anche carini questi artigli alla Wolverine. Adesso ce l'ho su con questi. Come on.
così. E che dire, ragazzi? Anche per questo episodio è tutto. E siamo saliti di livello ancora, molto meno di prima. Abbiamo fatto le abilità, abbiamo tentato di prendere un meeting, ma non ce l'abbiamo fatta. E niente, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao!